Salve gente, oggi siamo qua in un nuovo video delle teorie di Five Nights at Freddy's Sister Location. Oggi siamo su, credo, l'episodio più importante della serie di queste teorie e forse anche l'ultimo episodio delle teorie riguardanti i teaser che usciranno sul gioco e robe simili. Credo sì, che questo sia. Ops. Che questo sia tipo l'ultimo episodio delle teorie delle FNAF News. Ma praticamente da adesso inizieranno a esserci tantissime teorie. Quindi la rubrica FNAF Teorie si riempirà forse, se riuscirò a trovare qualche teoria interessante. E comunque, oggi siamo qua su un nuovo video molto importante. Inquadriamo questa immagine per un motivo. Allora, leggiamo quello che c'è scritto qua. Traduciamo in italiano perché sennò non si capisce. Benvenuti al circo dei bambini, Pizza World. Praticamente dopo lo leggeremo in inglese. Dove la famiglia, cioè degli animatronici, divertimento dove la famiglia degli animatronici si può divertire con i bambini e possono essere attivi perché vanno oltre tutto quello che hai visto in. Non è scritto. Vabbè. E in queste altre pizzerie che abbiamo visto negli ultimi anni, negli altri Final Fantasy. Ora l'assunzione di. Cioè, tu sei. Non sei una guardia notturna, ma sei un tecnico che deve lavorare di notte e devono godersi, deve lui, deve godersi gli spazi stretti e stare bene intorno a macchine attive, che credo che siano gli animatronici. Poi c'è scritto qua che non va avanti, perché non va avanti, non lo so, però lo so a memoria, non è responsabile, cioè non c'è responsabilità se l'anima, se il tecnico, cioè te, vieni ucciso durante questa notte o vieni smembrato dagli animatronici, non è responsabile, non c'è responsabilità. Quindi se te vieni ucciso, chi se ne frega, se ne fregano alla Five Nights at Freddy's. E ecco, qua c'è scritto tutto un po' meglio. Cioè, tutto c'è scritto. E la pizzeria in inglese, perché non la chiamerò sicuramente così, si chiama ben appunto Circus Babies Pizza World. Che è un nome già meglio di quello di prima. Comunque, allora, valutazione degli utenti, chi se ne frega perché non ci sono recensioni perché il gioco non è ancora uscito. E data di rilascio ottobre 2016. Non si sa il giorno, cioè non si sa qual è la data precisa, ma si sa che uscirà il mese ottobre. E quindi teoricamente ora è agosto e praticamente fra 2 mesi uscirebbe il gioco. 3 mesi. Diciamo, dipende quando uscirà. 2 mesi, 3 uscirà il gioco. Poi, poi possiamo trovarci tutte le robe che vi possono interessare. Qui c'è ovviamente le altre cose. Vabbè, titolo: Five Nights at Freddy's Sister Location. Non Five Nights at Freddy's 5. Genere, beh, ormai abbiamo capito. Editore Scott. Ok, dai, data di rilascio: ottobre 2016. Punto. La lingua italiana non ci sarà, l'audio non è supportato, sottotitoli non. Odio l'inglese, Scott. Ma ora parliamo di una roba molto più importante, cioè i teaser tutti insieme qua che ci ha lasciato Scott. Li analizziamo subito. Questo è il primo teaser che possiamo notare nel gioco Five Nights at Freddy's Sister Location. Allora, possiamo vedere che la freccia è questa, dove ti puoi muovere nel computer, quindi nel tablet sarà ovviamente il touch, nel tablet e nel telefono così. Allora, qua ci troviamo l'ultima cosa, l'ultima novità aggiunta
dell'ultimo teaser rilasciato sul sito scottgame.com, che è quella roba che io vi avevo detto se era caldo o se era freddo, ma a dir la verità mi avete anche scritto nei commenti e pensandoci è molto più riguardante, giusta, ma cosa sto dicendo? È molto giusta secondo me anche quella teoria lì, però c'è il fatto che gli animatronici hanno, almeno fino agli altri animatronici, dai, quelli là, i soliti che abbiamo sempre visto, avevano i sensori di luce e di... i sensori della luce e i sensori della... cioè che vedevano praticamente, non mi viene il termine specifico, mi sa le luci ultraviolette, così che potevano vedere anche al buio. Ma allora, se questa cosa qui non serve agli animatronici, ma serve a noi per non farci vedere, potrebbe essere che il pulsante, il primo pulsante, questo qua, è il pulsante della spegni le luci, e questo accendere le luci, o forse il contrario, non lo so. È possibile che sia questo, scusate, è possibile che sia questo, ma dipende cosa pensi. Poi qua possiamo trovare una telecamera, adesso vi zoomerò ogni cosa, una bellissima telecamera che se c'è una telecamera nell'ufficio significa che possiamo vedere se tipo se abbiamo un animatronico. La telecamera, visto che guardate bene com'è fatta, è una telecamera che sembra girevole perché non è una cosa attaccata al muro, ha un cavo, tutto un meccanismo che potrebbe far girare. E questo potrebbe far capire che questa volta, in questo gioco, le telecamere girano. Poi qua possiamo trovare la possibile testa dell'animatronico, quell'animatronico strano che assomiglia al puppet. Che abbiamo parlato in uno scorso teaser, e la cosa potrebbe essere collegata a questa, che se la telecamera si gira e guarda bene, ci potrebbe essere anche il sistema di zoom, se guarda bene dentro potrebbe comparire lì l'animatronico che parlavo adesso, stessa cosa qui nei condotti, non lo so, da qualche parte nascosta. Qua possono trovare le teste di tre bambini che potrebbero essere o attaccati ai cavi o sospese, o per terra, però mi sa più sospese dai cavi. Poi qua possiamo trovarci l'orologio, che stavolta non è una semplice scritta che si chiama, che c'è scritto per esempio 12 am, cioè vabbè, che sono la mezzanotte, che significa che è mezzanotte, ma possiamo proprio vedere l'orologio. Poi possiamo trovare sei schermi. Sì, giusto? Sì. Sei schermi che potrebbero farsi vedere, cioè significa che questi sono gli animatronici che si muovono. Qui si vede Freddy, qui si vede Bonnie, no, qui Bonnie non c'è, Baby, qui quello lì, qua questo, cioè tutto, potrebbe essere tutto collegato. E qui possiamo trovare una specie di autoparlante, che potrebbe essere quello del Fungai. Qui possiamo trovarci, non si vede bene, forse non lo vedete bene voi, ma si può vedere un poster attaccato a una finestra del nostro fantastico amico Funtime Mangold o Foxy, non mi ricordo. E del resto credo che sia tutto normale quello che possiamo vedere. Questo è l'ufficio che abbiamo analizzato già precedentemente da quello che praticamente c'era nel trailer. E la cosa potrebbe significare che ci sono due stanze, che adesso capirete qual è la mia possibile teoria. Allora, qua possiamo comunque vedere sempre quest'autoparlante qui, un pulsante stile Final Fantasy 1 per aprire e chiudere le porte, un poster di quella ballerina, il condotto di ventilazione, dei tubi e del resto niente di che. Ma quello che penso io è che adesso vedete. Qua finalmente possiamo vedere la prima telecamera del gioco, vista da una telecamera. Che praticamente possiamo vedere questo coso con dei pulsanti che potrebbero essere dovuti schiacciare per fare qualcosa. Un tubo e una scatola, una specie di scatola, dei tubi, e qua possiamo finalmente vedere il nostro animatronico che tutti aspettavamo, la nostra precedente mascotte, che è
che era Freddy, ma adesso si chiama Funtime Freddy's, che è il nuovo animatronico aggiunto in questa versione. Abbiamo visto finora due possibili stanzini, fra poco ne vedremo il terzo, che sono praticamente gli uffici dove il nostro tecnico dovrà, credo, lavorarci e sistemare le cose. E perché ci sono i condotti di ventilazione? Io all'inizio pensavo che dai condotti ci passavano gli animatronici, come in Final Fantasy 2, che ci passavano per esempio Toy Bonnie, Wither Chica e così via. Io credevo che si vedevano gli animatronici in terza persona, cioè così, che praticamente vediamo noi dalla loro visuale. Ma poi ho pensato, se fosse il tecnico che non essendo una guardia notturna deve passare nelle stanze per esempio schiacciare qualche pulsante, mettere a posto dei fili, così essendo un tecnico e visto che hanno problemi. E devono sistemarli, hanno chiamato il tecnico, ma il tecnico deve passare da qualche parte. E se non c'è posto più sicuro che i condotti di ventilazione, io direi, perché se passi con gli animatronici attivi nella pizzeria, loro ti smembrano. Già che non era molto rassicurante l'invito, qui è il posto migliore. Poi magari c'è qualche problema nel condotto e lo deve riparare qui. E tipo una notte è una stanza, devi resistere 5 ore, no, 6 ore del gioco. Praticamente devi resistere 6 ore del gioco che tu dici, io sto giocando, sì, guardo gli animatronici, ma intanto il tuo te del gioco lavora e mette a posto le cose. O deve schiacciare qualche... Sì, dai, quello che ho detto prima, deve lavorare. E mentre tu pensi di fare una cosa, per esempio, l'animatronico, no, cosa dico? Il tecnico sta lavorando a sistemare le cose. E finita la notte, ha finito di lavorare in quella stanza e passa dal condotto di ventilazione per andare in un'altra la sera dopo. Questa potrebbe essere una possibile forse teoria. Ecco il terzo stanzino che vi parlavo prima, dove troviamo, che credo che questo sia il più importante, dove comunque troviamo qui il coso che accende le luci e le spegne. Qua una bambola, qua l'autoparlante, qui un posto di baby dove possiamo vedere uno e due nanetti che abbiamo visto nelle scorse teaser. E poi possiamo notare qui che la mia luminosità adesso è abbastanza bassa nel computer perché non è ben caricato. Però se mi avvicino bene vedo due occhi e vedo la ventola di Balloon Boy, quindi questo è Balloon Boy. Ed è molto stile FNAF 3 degli animatronici. Dei pupazzi, delle maschere che sono state attaccate al muro dell'ufficio e della pizzeria di fronte. Poi qua possiamo trovare una nuova opzione che significa che c'è scritto mouse look mouse tipo, cioè guarda così, non lo so, che praticamente è una nuova opzione che ne parleremo sicuramente nelle prossime teorie del nuovo. Nelle prossime teorie del gioco. C'è una cosa che ho notato proprio adesso, random, durante il video, mentre guardavo sta bambola, perché mi pare una carina, e ho visto che qua c'è un pulsante. È possibile che la guardia notturna deve... No, no, no. Sono abituato a dire guardia notturna, ma a dire la verità. Il tecnico deve guardare qua, deve schiacciare il pulsante per, tipo, attivare il condotto di ventilazione o robe simili. E io direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Diciamo che ovviamente io vi ho fatto vedere i teaser analizzandoli con le cose che ho visto adesso, ma nei prossimi episodi li analizzeremo se c'è qualcosa che mi è sfuggito bene bene e ci aiuteremo anche usando il sistema di luminosità. Cioè, nel senso, non questo, ma quello di Photoshop, che così riuscirò a, diciamo,
vedere meglio e riuscirete a vedere meglio se tipo nella stanza qui, se illuminiamo, magari qui c'è Baby che ti guarda e ti fucila, non lo so, tutto è possibile. Conosciamo Scott ormai. Comunque, questo video è finito. Vi invito a lasciare like per il prossimo episodio. Il video è finito. Bella!